Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme il dolce tedesco Kaltenkuchen. Corrisponde al nostro salame al cioccolato italiano ed è una torta davvero facile e veloce. Consiste nell'alternanza di biscotti al burro e cioccolato. La storia di questa torta nasce nei primi anni del XX secolo, quando l'azienda dolciaria Balsen creò per la prima volta una torta al cioccolato con i biscotti Leibniz. Dal tedesco letteralmente significa due cose. Hund vuol dire il carretto della miniera, che ha la forma di una teglia, e kalte letteralmente dal tedesco significa freddo, perché la torta dopo essere fatta bisogna metterla in frigo per diverse ore. Sul web esistono moltissime ricette riconducibili alle diverse regioni della Germania. Noi abbiamo scelto la versione di questo dolce più delicata. Iniziamo! Iniziamo la ricetta con la ganache. Quindi in un pentolino mettiamo a scaldare 250 ml di panna fresca fino a sfiorare il bollore. Poi aggiungiamo 300 g di cioccolato fondente al 72% di qualità, 200 g di cioccolato al latte e i semi di una bacca di vaniglia. Mescoliamo bene finché tutti gli ingredienti saranno amalgamati. Ecco la consistenza da ottenere. Ora prepariamo il nostro dolce. Prendiamo una teglia di 24 x 9 x 8 cm e bagniamo la parte interna così che la pellicola aderirà bene alla teglia. Importante farla aderire bene sul fondo, più liscia possibile, perché quando gireremo la torta diventerà la parte superiore. Iniziamo ad aggiungere un po' di ganache per coprire bene il fondo. Qui abbiamo 300 g di biscotti al burro Leibniz. Li mettiamo in fila e se vedete che alla fine un intero non sta, ne tagliate un pezzo e lo riaggiungete per farlo combaciare con la teglia. Versiamo della ganache sopra i biscotti. Deve essere uno strato sottile, basta coprirli bene. Continuiamo così finché esauriamo la ganache. Ci raccomandiamo di coprire bene i bordi laterali. Quando saremo arrivati all'ultimo strato, tiriamo i bordi della pellicola trasparente e la rialziamo, sistemando bene i biscotti in modo da renderli belli dritti. Ricopriamo il dolce con la pellicola e mettiamo in freezer per almeno 4-6 ore, ma consigliamo tutta la notte. Guardate che meraviglioso Kaltenkuchen che abbiamo creato! Gli strati sono bellissimi e ben definiti! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso Kaltenkuchen! È un dolce molto buono, assomiglia tantissimo al salame al cioccolato italiano. I biscotti sono buonissimi, belli morbidi e avvolti in questa golosissima ganache al cioccolato. È molto facile e veloce da preparare, di sicuro vi salverà una cena improvvisa. Da buon amante del cioccolato posso dirvi che è perfetta, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!